perquisizione, poi l'arresto. L'Ucraina è scossa da un nuovo fronte di conflitto interno e religioso. Il metropolita Pavel, vicario della Chiesa Ortodossa Ucraina, che dipende dal Patriarcato di Mosca, ora si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. L'accusa dei servizi di sicurezza ucraini è di spionaggio. Per capire a fondo questa vicenda è necessario fare un passo indietro nella storia. Lo facciamo con Avonius Bica, arcivescovo della metropolia di Longobardia, per noi ai microfoni di Pop News. Attuale guerra ha un fondamento religioso, in quanto nel 1993, quando l'Ucraina proclama la sua indipendenza, nello stesso momento in Ucraina nascono controversie sulla Chiesa ucraina. Perché? Come nell'ex Unione Sovietica, che aveva tutto unitario dal punto di vista politico e anche religioso, tutti i paesi o tutti i satelliti dell'ex Unione Sovietica avevano una subordinazione ecclesiastica a Mosca. L'Ucraina ha proclamato l'indipendenza, però la Chiesa ucraina storicamente apparteneva al Patriarcato di Mosca, Il nazionalismo ucraino è forte e lo vediamo, si sente. Di conseguenza, gli ucraini vogliono un Stato libero, indipendente, fuori dalla giurisdizione russa, non soltanto politica ma anche religiosa. Ecco perché lì in Ucraina tuttora esiste una grossa fetta di fedeli che appartengono alla Chiesa ucraina sotto la giurisdizione del Patriarcato Ecumenico. È una grossa fetta di fedeli ucraini, della Chiesa ucraina, che appartiene al Patriarcato di Mosca, di cui fa parte metropolita Pavel, il superiore di Lavra-Pečerska. Il conflitto tra le due chiese ha radici lontane, ma oggi in Ucraina questa controversia rischia di far precipitare ulteriormente la situazione. La libertà religiosa è sotto attacco? Dividi et impera. In Ucraina dal 1993 la proclamazione dell'indipendenza ha portato a un sentimento religioso separato da Mosca. Lì nasce il Patriarcato di Kiev, un patriarcato non riconosciuto. Non riconosciuto ufficialmente fino a quell'epoca, fino al 2012, quando iniziano il percorso di riconoscimento del Tomos che viene concesso dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. Dunque la Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, con capo metropolita Epifani, riceve il Tomos di autonomia, di autocefalia, però subordonata a Costantinopoli. E lì iniziano a nascere le divergenze fra le due chiese. E di conseguenza il nazionalismo ucraino, che è molto sentito, vuole una liberazione totale da Mosca. Però qui si sbaglia, perché la fede non c'entra nulla con la politica. Che io prego per Kirill o per Bartolomeo, questo non mi fa né di meno, non di più ortodosso. Si parla soltanto di una giurisdizione. Penso che quello che sta succedendo oggi in Ucraina è voluto. Ed è una politica voluta proprio per creare discordia all'interno degli ucraini. Non so quale propaganda, non posso entrare nel merito, iniziando una propaganda di diffamazione della Chiesa ucraina appartenente a Epifani, nasce in un sentimento di sofferenza della Chiesa ucraina che appartiene a Mosca, che passa adesso dalla parte, diciamo, della vittima, del martirio. Però nello stesso momento, dall'altra parte, inizia un controoffensivo di odio contro Epifanio e contro la Chiesa ucraina nazionalista, vista come fascisti. Nascere una controversia religiosa in questo momento, dove il sentimento antirusso in Ucraina è forte, è il macello assicurato. Non si può
calpestare il diritto di fede e di sentimento religioso anche degli ucraini, minacciare la libertà religiosa in Ucraina, cacciare via dalle chiese, creare una propaganda antisovietica, antirussa, antimosca. Ho paura di una rivolta o di un versamento di sangue non voluto in questo periodo. E poi chi soffre sono gli stessi ucraini, che sono di Epifani o che sono di Onufri, sono sempre ucraini che litigano e lottano uno contro l'altro. Вот так поступает наша страна с неугодными людьми. Ну что ж, помоги Господь. Благословлял всех президентов на выборы, молился, а сегодня удостоили меня такой великой чести. Очень-очень всем благодарен. Плакать не стану, уже выплакал. Но молюсь Богу, что Господь послал им розум. Спасибо вам. Храни вас Господь, поверьте, я вас действительно люблю. Показывайте правду. Мне не надо вот пещеры чаще показывать. Показывайте люди не политические, так, чтобы люди знали, что наша страна, она богата дарами благодати Святого Духа. Поверьте, я вам очень, дорогие журналисты, благодарен за все. Il rischio dunque è quello di una guerra di religione interna all'Ucraina, in un momento in cui il popolo è allo stremo. Il dialogo tra le due chiese è possibile. Ancora le parole dell'arcivescovo Avondius Bica. Metropolita Pavel è uno dei più grandi e rispettati personaggi ecclesiastici dell'Ucraina, in quanto è il capo e il superiore della Lavra Pecerska e in un certo modo è anche un numero importante nel sinodo della Chiesa ucraina. Quello che viene contestato a Pavel è il fatto che lui ha passaporto russo, ma parliamoci chiaro, in Ucraina è molto difficile capire chi è russo e chi è ucraino, perché sono mescolati, hanno vissuto convissuto insieme per tanto tempo. Poi che Metropolita Pavel, quello che gli viene imputato, che è a favore della Russia, non lo so, può essere che magari le parole possono essere travisate o capite male in un contesto di clima anti-moscovita e anti-russo. Io ho portato aiuti umanitari in Ucraina, ma non ho detto lo porto ai filo russi o ai filo ucraini, lo porto alla gente che soffre. Non cadiamo nel grande sbaglio di demonizzare una cultura, una nazione, come anche la cultura della Russia e anche la religiosità del popolo russo e del patrimonio culturale che ha dato e dà la Chiesa russa e soprattutto anche la Federazione russa al mondo. Ho conosciuto rappresentanti della Chiesa ucraina, del Patriarcato di Mosca, e posso dire che nel dialogo e nella reciprocità dell'amore cristiano possiamo trovare sempre una via di dialogo. Pace e la vittoria in questo conflitto rischiano di essere un ossimoro. Il confronto e i compromessi possono essere la via d'uscita all'interno di un dialogo scevro da posizioni radicali. Sia gli ucraini vogliono la pace con la vittoria, nello stesso modo vogliono anche i russi la pace con la vittoria. Non so in che modo questa vittoria viene data a uno e all'altro, e dunque se non si mettono a una tavola di dialogo evoluto sia dalla parte di Zelensky sia da parte di Putin, lasciando fuori l'aspetto, diciamo, geopolitico europeo, nordatlantico, americano, loro si devono mettere loro con la loro mentalità, con i loro desideri, con le loro capacità a dialogare. Io non penso che fino a quando da una parte si grida Slava Ucraina e dall'altra parte si grida Slava Russia si possa vincere. La propaganda dell'una e dell'altra parte c'è la sofferenza del popolo ucraino, dilaniato da oltre 400 giorni di guerra, tra morti su cui piangere, famiglie spezzate, fame e miseria. Neanche noi in Occidente non abbiamo capito niente. Le propagande che si fanno in Europa sono più minacciose di quello che è la propaganda che si fa nello stesso paese ucraino o la Russia. A volte mettere
dito davanti alla bocca e pregare un po' di più e di stare nell'ascolto, nel silenzio, è più importante anche per noi quelli che viviamo in Occidente, che viviamo una finta libertà, una finta democrazia, una finta vita eccellente. Penso che dobbiamo tutti imparare un po' di più cosa vuol dire la vera democrazia e soprattutto imparare cosa vuol dire anche ritornare ai valori dell'umanità.